Il fenomeno dell'antisemitismo è ancora attuale e dell'importanza di contrastarlo si è discusso presso la sede dell'Istituto di Cultura Meridionale di Napoli alla presenza di istituzioni, forze dell'ordine e società civile. L'iniziativa si è tenuta alla presenza del prefetto Giuseppe Pecoraro, di recente nomina come coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo. Bisogna continuare in questa lotta all'antisemitismo perché ci sono segnali per i quali bisogna avere attenzione e quindi prendere delle contromisure. Le contromisure non possono essere, a mio parere, che atti concreti. Noi ci troviamo di fronte ad episodi, non dobbiamo parlare di fenomeni di antisemitismo, ma dobbiamo parlare di episodi per i quali oggi dobbiamo fare attenzione. Tra le istituzioni politiche intervenute anche il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli. La lotta all'antisemitismo non è un fenomeno confinato storicamente, ma si presenta drammaticamente nella sua attualità ogni giorno. E in tutte le sedi, soprattutto in quelle istituzionali e anche in quella parlamentare, ogni giorno attraverso gli interventi normativi, le prese d'atto, le mozioni di indirizzo, dobbiamo dimostrare sempre di più che non ci può essere alcuno spazio, alcun cedimento su una lotta, su una battaglia, su una difesa di principi che è identitaria. L'importanza della lotta all'antisemitismo è ribadita anche dal presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale, Gennaro Famiglietti. Il popolo ebraico ha subito per anni e continua a subire purtroppo una vessazione e una terribile situazione di disagio e di orrore. Orrore all'epoca con lo sterminio di milioni di ebrei e violenza e sopraffazione negli ultimi tempi con scontri e con contrapposizioni anche molto forti. Vediamo purtroppo l'ultimo episodio a Tel Aviv di un terrorista che a bordo di una macchina a folle velocità a Tel Aviv purtroppo ha ucciso un nostro cittadino italiano, un giovane avvocato al quale va il mio pensiero affettuoso e commosso. Io credo che la parola chiave sia quella del dialogo, del confronto, della pace. L'iniziativa è stata anche l'occasione per presentare il testo Il silenzio dei giusti, Napoli 1943, Il ritorno degli ebrei, di Piero Antonio Toma, edito da Grimaldi.